Questa azienda è nata nel 91-92 su iniziativa di un gruppo thailandese che decise di impiantare questa produzione di materiale ceramico negli Stati Uniti come primo loro investimento all'estero, cercando un partner qualificato che li supportasse per quella che era la produzione di materiale di fascia alta. Venimmo in contatto come Florim e partecipammo all'iniziativa per una percentuale di minoranza. Poi il gruppo thailandese nel fine 97 ci chiese di valutare l'interesse di entrare in maniera più significativa. Da lì cominciamo un po' l'iter delle trattative che sfociò poi nel 2000 con l'acquisizione del 100% dell'azienda che rinominammo Florim USA. Nonostante il dollaro si sia rinforzato e si avvia ad un cambio 1-1 con l'euro, non rimpiangete il fatto di essere qui? Assolutamente no, cioè essere qui è un vantaggio per il gruppo in virtù del fatto che la produzione che sviluppiamo qua è destinata al mercato nordamericano e dall'Italia continuiamo a esportare sempre di più quello che possono essere prodotti di fascia alta e quindi assolutamente il cambio dollaro-euro peraltro può essere anche una fase diciamo di breve periodo, ma comunque non è mai stato il fattore condizionante la scelta di un investimento negli Stati Uniti. Abbiamo 6 linee di produzione con 5 forni, 7 linee di scelta, 2 mulini di macinazione, mulini continui, tutti i forni vanno a pieno regime, siamo intorno ai 35-34 mila metri giornalieri. E a tal proposito, la differenza tra un lavoratore americano e un sassolino? Differenze sicuramente ci sono, sono culturali, tutti bravi ragazzi, ma il lavoratore italiano si vede la differenza. Se parliamo di costi di produzione, no? Dall'Italia si pensa che ci siano dei grossi vantaggi. Qual è effettivamente il costo più appetibile? Beh, vorrei sfatare intanto il discorso che la pressione fiscale qui negli Stati Uniti è più bassa di quella italiana, perché in realtà ci sono corporate tax che sono sicuramente alte anche qui, tra imposte federali e imposte statali. Diciamo che il costo della manodopera in sé è più basso, come anche il costo dell'energia, che sono due componenti sicuramente che favoriscono il costo della produzione. Forse queste due sono le più significative. Ho avuto modo di riprendere queste code interminabili di camion che sembra che aspettino le piastrelle all'uscita del forno. Quello che succedeva a Sassuolo 20 anni fa, 25 anni fa, possiamo dire che la Florim USA sostiene l'intero gruppo? Vorrei sfatare anche questo, perché direi che Florim Italia non ha bisogno di avere supporto dalla Florim USA, che per un certo periodo invece ha avuto bisogno del supporto dall'Italia. Finalmente da un po' di tempo siamo riusciti a portare Florim USA a un livello di redditività e di dimensione che è in grado di camminare e correre anche da solo.